Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti allo Sherwood Festival per questa serata nella quale parleremo di accoglienza, diritto d'asilo al tempo degli hotspot. Ringrazio e vi presento immediatamente i nostri ospiti. Alla mia sinistra Giuseppe De Mola di Medici Senza Frontiere, invece alla mia destra Tommaso Gandini, attivista della campagna Over the Fortress, Antonello Cervo dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, l'ASGI, e Francesco Ferri, operatore legale, nonché un attivista della campagna Welcome Taranto. Dovevamo avere qua con noi anche Roberto Viviani del Baobab di Roma. Purtroppo non sono potuti salire qua a Padova, ma con loro avremo una diretta telefonica, perché in questi momenti c'è una situazione particolarmente critica in via Cupa proprio a Roma, e quindi gli attivisti volontari di Baobab hanno deciso di rimanere là proprio per supportare circa 300 migranti che sono accampati in via Cupa. E la serata di questa sera vuole provare a fotografare la situazione esistente, a fornire anche degli strumenti per leggere quello che sta avvenendo nello spazio europeo. Arriviamo da un periodo nel quale anche noi siamo stati presenti lungo le rotte migratorie. Siamo andati in Grecia, abbiamo visto qual è la situazione rispetto appunto quella che sta diventando una vera Europa, che costruisce uno spazio sempre più fortificato. Tutti quanti abbiamo visto in questi mesi come il ritorno dei fili spinati, delle barriere, siano di fatto il simbolo di un'Europa che limita fortemente la possibilità di giungere nello spazio europeo e nei nostri territori da parte di persone che scappano, è bene ricordarlo, da guerra e miseria. Al tempo stesso, però, è anche giusto non appiattirsi su una visione di un'Europa fortezza. Chiaramente ci sono le barriere, sia fisiche che giuridiche. Questa sera proveremo a indagarle. Ma vedere come in questo momento ci sono due laboratori, due territori che sono proprio che stanno sperimentando dei laboratori delle politiche europee per bloccare, per restringere la possibilità anche di richiedere asilo da parte delle persone che vi arrivano. E in qualche modo questi due laboratori, uno è quello greco da una parte, l'altro è quello italiano, assumono una rilevanza europea in quella che è una strategia generale che punta progressivamente a esternalizzare le frontiere. Noi abbiamo visto come il meccanismo dell'esternalizzazione delle frontiere di fatto sia già avvenuto in Grecia attraverso un accordo, uno scellerato accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. Al tempo stesso l'Italia può essere il nuovo paese nel quale si replicano le modalità di governo dei flussi migratori che abbiamo visto in Grecia. Io partirei un po' appunto dalla Grecia, dal laboratorio Grecia. Come campagna solidale Over the Fortress siamo stati ai Domeni, siamo stati appunto in quel campo per molti definito infernale, ma anche un campo che vedeva una grossa capacità di auto-organizzazione di migranti, e soprattutto aveva dato un'ampia visibilità alle loro istanze, alla loro voglia anche di oltrepassare le frontiere per poter richiedere asilo, per poter far valere i loro diritti. Tommaso è stato fino all'ultimo all'interno del campo di Domeni, fino al giorno in cui è stato sgomberato. Quindi inizierei proprio con Tommaso, chiedendogli di fatto la situazione che ha trovato, ma soprattutto anche quali sono stati poi i progetti, quali sono state le motivazioni che hanno spinto lui e tanti altri attivisti a essere in quel campo, a essere presente in Grecia per lungo tempo.